Sì, arriva al dunque, è stato uno dei primi atti che ho assunto, quello della rimodulazione del quartiere Cona. Non voglio parlare di frizioni perché c'è stato un lavoro di collaborazione unitamente al comitato di quartiere, ci siamo seduti a tavolino e abbiamo valutato quelle che erano le esigenze per il territorio, così come era giusto che fosse. Adesso arriviamo alla fase definitiva, poi ci sarà la gara e ci metteremo tutto quanto l'impegno perché i lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile. È stato un risultato grande perché non era scontato riuscire a recuperare quel magnifico progetto che era quello del quartiere relativo al quartiere, al contratto di quartiere. Allora, l'ammontare del progetto siamo su circa 1 milione di euro di lavori, un progetto che è venuto incontro a quelle che erano le esigenze del quartiere, non soltanto della Cona, ma Fonte Baiano e anche Piano Solare. E abbiamo cercato quindi di riunire insieme quelle che erano le esigenze di questi quattro, di queste frazioni, ma che in realtà rientrano in un'unica macroarea, e quindi abbiamo cercato di dare un'impronta non soltanto green, cercando di rivalutare e rivitalizzare quelle che erano le aree verdi, con parchi giochi innovativi, illuminazioni, asfalti e anche marciapiedi, in modo tale da riqualificare un'area che ne aveva necessariamente bisogno, perché questo quartiere non deve essere soltanto visto dei cittadini come un dormitorio, ma deve incominciare a vivere, e i cittadini devono poter vivere il proprio quartiere.